Ringrazio tutti i presenti e vi dico anche che sono onorato del pubblico che ho di fronte e vi ringrazio per essere qui. Vi porto il saluto della Camera dei Deputati in quanto vicepresidente. Io ho avuto modo di approfondire soprattutto alcuni passaggi del libro che poi si connettono comunque a questa domanda che mi veniva posta dal direttore. Il discorso principale l'ottica da cui parte il movimento di cui faccio parte e spero possa essere il mio intervento un contributo ai lavori di oggi, soprattutto vedo che il libro è stato finito di stampare nel 2011, quindi manca un po' gli ultimi 2 anni di Repubblica e sono stati abbastanza movimentati in tutti i sensi. Il contributo che vorrei portare qui è l'esperienza appunto di questa democrazia diretta e di questa esigenza di democrazia diretta, che non per forza si oppone a quella rappresentativa. In che senso? Io porto la mia esperienza e poi vediamo insomma se può essere convincente. Io sono stato, ho avuto rapporti con la politica locale, io vengo dalla Campania, dalla provincia di Napoli, che è un comune, Pomigliano d'Arco, che è conosciuto per le vicende continue legate alla Fiat. E sono stato rappresentante degli studenti a 14 anni per la prima volta e poi l'ho fatto fino a 17. E in quegli anni, quando i rappresentanti degli studenti nei licei cominciavano ad emergere, i politici locali in qualche modo li avvicinavano, facevano proposte. Io le proposte le ricevevo sempre in prossimità dei congressi per farmi quella benedetta tessera che poi poteva servire a fare numero probabilmente a determinate mozioni, perché allora era ancora l'epoca delle mozioni. Un approccio che era del tutto per me insoddisfacente, cioè io volevo partecipare tutti i giorni alla vita politica del mio comune e vedevo invece, come dire, questo picco di partecipazione di interesse politico proprio in vicinanza o del congresso o delle elezioni comunali, regionali o provinciali. E questa dinamica portò a disaffezionarmi da questo modo di fare politica. Poi qualche altro mio coetaneo magari è stato più fortunato, perché in altri comuni magari i partiti funzionavano meglio, in altre regioni. E quando poi negli anni ho continuato a fare rappresentante degli studenti al liceo, poi l'ho fatto all'università, ho sempre visto il solito approccio da parte di da parte dei partiti che allora potevano essere Alleanza Nazionale sul mio territorio, i Verdi. L'approccio era sempre lo stesso, giusto per dirne due. L'approccio era che tu eri un numero principalmente e ti facevano sentire un numero, perché quando cominciavi a far parte di quelle strutture partitiche, dall'altra parte ti veniva detto sì, questa è la riserva indiana dei giovani dove voi potete giocare, poi le decisioni però importanti le prendiamo noi, questa era la dinamica. Al che questo movimento, insomma, che all'inizio del 2007 erano dei gruppi online, nient'altro, si chiamavano Meetup, mise insieme un po' queste persone che avevano voglia di partecipare in altro modo. Probabilmente ognuno aveva la sua idea, non è che avevano tutti la stessa idea. E iniziò questa idea di poter presentare delle proposte a quegli amministratori senza mai candidarsi in politica, e ci aspettavamo che, siccome quelle proposte erano valide sui rifiuti, sulla democrazia diretta e così via, potessero essere recepite. Il problema è che si notava sempre di più un rifiuto a priori, semplicemente perché venivi inquadrato tra tutti quei comitati e tra tutte quelle associazioni del territorio che in realtà erano solo dei bastian contrari. Ora, a torto o a ragione, la dinamica era questa qui. E così nasce l'idea, con la Carta di Firenze nel 2008, di fare delle liste civiche del Movimento 5 Stelle, che allora non si chiamavano liste civiche del Movimento, ma solo liste civiche 5 Stelle, che diedero l'opportunità ad alcuni di noi, che erano delle star all'interno di questo movimento, di entrare nei consigli comunali come singoli consiglieri comunali, da soli, a volte per dei resti e così via, entravano e cominciavano a tirar fuori quelle carte che noi facevamo richieste di accesso agli atti, aspettavamo i 30 giorni, non ci rispondevano e poi dovevi fare un ricorso al TAR che ti costava 1000 euro e non avevi, e quindi alla fine le carte non le avevi quasi mai, documenti, bilanci, quelle cose che servivano magari a comitati di cittadini per studiare un caso. Questo perché lo racconto? Perché c'è un passaggio del libro molto interessante che dice
molto spesso gli statuti adottati vengono puntualmente disapplicati o non applicati. Una sorta di differenza tra gli statuti formali dei partiti e gli statuti materiali dei partiti. Perché il problema principale, secondo noi, secondo me, non sta tanto nelle regole che si dà la forza politica, quanto nella volontà politica di quella forza e dei suoi componenti di portare avanti quello che dice e di portare avanti gli obiettivi che si è prefissato. E non è un caso che noi abbiamo adottato, proprio nell'ottica della democrazia diretta, un approccio deduttivo a questo percorso, nel senso, man mano che si presentavano le situazioni decidevamo come decidere o decidevamo come affrontarle. Però la democrazia diretta per me e per il movimento, quindi non ne do una definizione accademica, non significa che su ogni cosa bisogna prendere una decisione tramite lo strumento della rete che noi adottiamo perché è quello più economico, non avendo all'inizio nessun tipo di risorsa economica per poter organizzarci in un altro modo. E premetto che il sistema delle tessere per me è fortemente fallimentare. A Giugliano, nella mia provincia, in un giorno, una settimana fa, sono state rilasciate 287 tessere in vicinanza del congresso. Ora, non voglio offendere nessuno, ma non credo che sia un picco di partecipazione improvvisa in quel comune o di voglia di partecipare, quanto piuttosto alcune dinamiche che anche il mio collega in qualche modo accennava. Esiste però anche nel nostro movimento un solco, che è il programma. Tu arrivi negli organi rappresentativi e la prima cosa che devi fare è portare avanti quel programma, e quello non c'è bisogno di discuterlo perché sei stato votato per quello. Il problema della democrazia diretta, a nostro parere, si presenta quando si devono prendere decisioni fuori dal programma. E non è detto che facciamo sempre la scelta giusta. L'avete visto, credo, è balzato agli organi di stampa in questi giorni la questione del reato di clandestinità. Quello è un chiaro caso nel quale molto probabilmente lo porteremo sulla piattaforma, su questa applicazione che sarà lanciata per la prima volta su questo tema, proprio per permettere agli iscritti con carta d'identità al portale, con un software certificato da una società informatica, di decidere su questo tema. Perché anche se Grillo non è d'accordo? Non mi pare. E permetteremo alle persone di iscritte di decidere. Poi che Grillo sia d'accordo o non sia d'accordo, la decisione secondo noi viene da quel genere di applicazione, da quel genere di strumento. È chiaro che, come tutte le cose, sono perfettibili, fortemente perfettibili, e anche il movimento in questo momento lo è. E io spero di poter portare un contributo qui ai lavori di oggi, proprio cercando di trasmettere questa mia esigenza, facendone parte, di renderlo migliore. Io cerco ogni giorno di applicare quello che è un modello ideale a delle contingenze che si presentano. Però cosa vedo di vantaggio in questa struttura o in questa non struttura? Il fatto che l'esistenza sul territorio di gruppi organizzati, che in realtà sono disorganizzati, in cui non c'è nessuno che si chiama segretario e nessuno che si chiama responsabile provinciale, io vedo che sui territori permette una maggiore elasticità nell'affrontare le questioni e una maggiore elasticità nel permettere ad una persona di uscire o d'entrare. Cioè è in qualche modo, lasciatemelo dire, la mia soddisfacente vendetta nei confronti di quelli che mi tenevano nella riserva indiana nei partiti e mi dicevano le decisioni importanti le prendiamo noi. Poi, quello che c'è da migliorare lo miglioreremo col tempo, ma per me la democrazia diretta è un'esigenza ormai che non fa parte più del Movimento 5 Stelle, è un'esigenza che fa parte di tutte le forze politiche, che in qualche modo stanno cercando di rispondere a questa domanda. È successo anche con la collega di Marco Di Maio, che è la Puppato, che ha presentato una piattaforma su Liquid Feedback per discutere alcune proposte di legge del Partito Democratico. In qualche modo ne ho sentito parlare anche da alcuni esponenti giovani di Forza Italia, della nuova Forza Italia che si sta presentando. Monti ha caricato il suo programma di scelta civica su internet prima delle elezioni, salvo poi lasciare il suo partito insomma pochi mesi dalle elezioni. Il discorso è, secondo me, che adesso c'è una domanda perché cambiano gli strumenti di comunicazione. Prima il partito era uno strumento intermediario tra le decisioni politiche e
le masse di cittadini. Ora c'è uno strumento di intermediazione che può essere internet o può essere anche diversi tipi di adunate grazie ad internet nella realtà, quindi nelle piazze e nei bar e così via, che accelerano l'esigenza decisionale dei cittadini e accelerano anche quella che deve essere la risposta dei partiti e dei movimenti. L'obiettivo di tutta questa storia, e io ne sono ancora convinto, di questa storia del movimento, delle liste civiche 5 Stelle e così via, era semplicemente quello di arrivare nella politica e dimostrare che si potesse fare politica in un altro modo, alternativo, ma non per dire noi siamo i migliori, ma semplicemente per dire questa è la nostra idea, però tra le parole e i fatti si deve passare ai fatti, dalle parole, per riuscire a dimostrarlo. Credo che oggi noi siamo arrivati qui senza rimborsi elettorali, che è un altro tema che voi affrontate nel testo e che magari, non so, dopo possiamo tornarci perché mi sto dilungando già abbastanza, e credo che abbiamo dimostrato che una parte di quelle idee che avevamo si potessero applicare nella realtà. Questo che cosa produrrà? Credo produrrà anche una trasformazione nei partiti. Ho sentito parlare Marco, e Marco, io su molte idee sono d'accordo con lui, solo che non sono d'accordo con tanti altri del suo partito che la pensano diversamente e che molto probabilmente, ora vedremo che cosa succederà con le primarie, però con le primarie del congresso, però sostanzialmente fino ad ora hanno dettato la linea politica, perché alla fine è stato rieletto Napolitano, né Prodi né mi pare Chiamparino avevate candidato all'inizio, né Rodotà. Perché in quel momento, nonostante delle decisioni prese all'unanimità, poi puntualmente la decisione veniva tradita in aula. E questa è una questione di volontà politica, non c'è nessuno statuto o tessera che possa costringere qualcuno a votare quello che in realtà aveva detto che votava e poi non ha fatto. Quindi credo che questo esperimento in itinere, che è il movimento di cui faccio parte e che appunto si migliora man mano che le situazioni si presentano, si migliora o si peggiora, possa essere anche uno strumento per dare un input alle altre forze politiche e permettere appunto sempre di più a cittadini che bussano alle porte delle forze politiche di accedervi, di potervi partecipare sia all'indirizzo politico e sia di utilizzare quelle forze politiche per partecipare alla vita politica. Crede che la democrazia diretta, che più volte è stata citata qui, non abbia bisogno anche di sedi, di istituzioni, di confronto, di parole, no? Di momenti in cui la democrazia si confronti e le persone si confrontino sulle singole scelte, e se questo non comporti di conseguenza un certo costo politico e se viceversa tutta questa parte di discussione può essere sostituita del tutto da uno strumento telematico. No, assolutamente non può essere sostituito del tutto e non deve essere assolutamente sostituito dallo strumento telematico. Io faccio parte di questo movimento dal 2007, nella mia città Pomigliano d'Arco, ho organizzato incontri, eventi con Meetup Movimento a costo quasi zero ed erano molti di più di quelli che organizzavano PD e PDL messi insieme. Questo lo potete verificare e ci sono tanti articoli di giornale che ne parlano, perché c'era una rete di cittadini che credeva in quello che facevamo, che ci forniva gran parte di quello di cui avevamo bisogno, fermo restando che gran parte degli incontri li facevamo nei posti pubblici e questo ha permesso l'aggregazione di tante persone. Poi io ripeto, io sono qui come membro del movimento non per dire che il movimento o la forza politica a cui appartengo è la migliore, è la mia idea di partecipazione politica, giusto o sbagliata che sia. Non la voglio imporre a nessuno, non voglio assolutamente che sia imposta a nessuno. È chiaro che il finanziamento pubblico ai partiti, che ora si chiama rimborso elettorale, che fino al 2018, chiariamolo, resta com'è, secondo la legge di cui parlava Marco Di Maio, e poi dopo il 2018 interviene il 2 per 1000, pur però garantendo sedi e bollette ai partiti, alle forze politiche in generale, quindi sempre soldi pubblici sono, non ha senso per me, a maggior ragione da quando sono arrivato qui e da quando i miei colleghi, consiglieri regionali del movimento e consiglieri comunali delle grandi città sono arrivati negli organi in cui sono stati eletti. Perché? Perché quando una forza politica arriva qui o nelle altre istituzioni, negli altri enti locali, ha un'altra vagonata di soldi
che servono a farle funzionare. Tenete presente che qui il Movimento 5 Stelle, che è la seconda forza per grandezza come gruppo parlamentare, perché ovviamente il PD ha anche il premio di maggioranza dovuto al Porcellum alla Camera, prende 5 milioni di euro all'anno per la gestione e il funzionamento del gruppo. Questi sono bilanci pubblicati. Poi, ognuno di noi come parlamentare ha delle spese di esercizio del mandato che, ipoteticamente, sono state progettate, sono state create per aprire sedi, per fare eventi sul territorio. Ora, moltiplicate questo per quanti? Consiglieri regionali e gruppi regionali e comunali dei grandi comuni ha un partito. Poi metteteci dentro il fatto che in alcuni partiti c'è l'abitudine, insomma la regola, che i parlamentari versano una parte di stipendio al loro partito. Mettiamoci finanziamenti privati, che per esempio, io sono d'accordo con Marco, che se uno partecipa al finanziamento di una campagna elettorale la sente propria. È chiaro che se io però faccio la donazione di 100 euro al PD e Riva dell'Ilva ne fa 90.000 euro alla campagna di Bersani, io non conto niente rispetto a Riva dell'Ilva, come è successo questa volta. No, aspetta, questo per dire che la mia idea di finanziamento privato ai partiti è a sua volta un'idea che deve essere diversa da quella che c'è oggi. Un limite nella donazione e alle donazioni, per mettere tutti sullo stesso piano, fermo restando che i costituenti avevano già messo in piedi tutto l'apparato per permettere a chi arriva nelle istituzioni di poter avere personale legislativo, personale amministrativo, personale della comunicazione, possibilità di muoversi sul territorio nazionale o regionale, possibilità di aprire sedi, possibilità di creare eventi con palchi, palchi e service. C'è tutto qui dentro, c'è anche l'affitto di casa nei rimborsi spese, c'è l'assunzione di un collaboratore, c'è tutto quello che serve, forse troppo, a mio parere. Infatti i nostri atti di proposte nella riduzione dei costi qui lo testimoniano, per far sì che un cittadino povero che non ha soldi e così via possa poi, o un gruppo che arriva per la prima volta in politica possa affrontare tutte quelle che sono le evenienze di una realtà come questa. Allora, cos'è che fa secondo me di una forza politica che ha la possibilità di far partecipare i cittadini? La possibilità di far credere a quei cittadini nel progetto politico. Noi qui, nella sala della regina che è di fronte a noi, grazie all'avvocato Cozzoli, che è il capo dell'ufficio legislativo e dell'ufficio dell'avvocatura qui, abbiamo fatto un incontro qualche settimana fa con il responsabile della comunicazione di Obama, il giorno in cui si stava votando in aula per la dodicesima, dopo il dodicesimo rinvio, la legge sui rimborsi elettorali. Eravamo vari esponenti di forze politiche, interviene un collega di Marco e dice, ma voi cosa ne pensate dei rimborsi pubblici, dei finanziamenti pubblici ai partiti? Lui rispose dicendo, guardate, io credo che gran parte della campagna di comunicazione di Obama si sia fondata sul fatto che chi si avvicinava a questa campagna elettorale se ne sentiva partecipe, e senza la possibilità di raccogliere soldi dalle persone non l'avremmo mai fatta. È chiaro che in America c'è un altro problema, negli Stati Uniti, cioè il fatto che le lobby finanziano le campagne elettorali, ma questo è aggirabile attraverso appunto dei limiti, dei tetti di spesa alle donazioni, a mio parere. E questa è la proposta alternativa che ha fatto il relatore di minoranza del Movimento 5 Stelle in aula quando abbiamo discusso della legge sui rimborsi elettorali. Fermo restando che io mi sento di poter dire che la cosa funziona, perché noi con donazioni di 10 e 100 euro e 300 euro abbiamo messo insieme 740.000 euro all'ultima campagna elettorale, e di queste ce ne sono servite circa un terzo, e il resto l'abbiamo dato ad un comune dell'Emilia Romagna per costruire una palestra. Fermo restando che io ero il candidato, il secondo in lista nella mia circoscrizione Campania 1, 3 milioni di abitanti. Ho fatto una campagna elettorale finanziandomi, e questo è tutto agli atti, servendo le pizze al tavolo. Cioè facevo degli incontri con i miei elettori nei quali io servivo al tavolo le pizze e loro pagavano la pizza, che costava 10 euro, 5 euro andava a noi e 5 euro andava alla pizzeria che si faceva pubblicità.
e io ho messo insieme circa 500 euro facendo così, che mi sono servite per fare una campagna elettorale sul territorio rispettosa, senza sacrifici, e che allo stesso tempo continuava a far sentire partecipe le persone che poi si alzavano e mi aiutavano a servire le pizze al tavolo, per dire. Questo mi rende orgoglioso di un progetto che, come ho detto, è perfettibile, non lo voglio imporre a nessuno, ma credo sia una scelta alternativa ad un modello che secondo me sta tramontando, che è il vecchio modo di concepire il partito, che è chiaro anche nei partiti ormai si sta man mano rivoluzionando, anche con i candidati alle primarie, ma anche con l'idea che, per esempio, il fatto che Berlusconi torni a Forza Italia cerca di destrutturare un partito che sarà ingessato, poi non gli sta riuscendo, forse perderà una costola. Una cosa però, e concludo, credo debba essere chiara. Il problema delle cariche sul territorio, dei referenti sul territorio, è come vengono eletti. Se io alle comunali di Napoli di 2 anni fa devo trovarmi un candidato, per esempio del Partito Democratico, come Cozzolino, che voleva fare il sindaco e si scopre che davano 5 euro ai cinesi per portarli a votare alle primarie, beh, c'è qualcosa che non va in questa struttura. Quindi anche il segretario, il referente provinciale, se è l'espressione di una corrente di tessere, non funziona. E questo mi preoccupa molto di più di una struttura destrutturata che magari non ha referenti, ma che in realtà ha tutti i referenti. Questo crea un'altra serie di problemi che vanno ottimizzati, che però non ingessano il punto di partenza. Molto spesso anche io, nell'esperienza che ho fatto come rappresentante, e facevamo delle associazioni di studenti, passavamo 3 mesi a creare questa macrostruttura, creiamo il logo, creiamo il nome, creiamo lo statuto, creiamo le tessere, creiamo così, tutte queste cose, poi alla fine scoprivamo in corso d'opera che molte di quelle regole che ci eravamo date o non servivano o non erano applicabili perché eravamo molto più elastici della struttura che ci eravamo dati. Spero di aver dato...